Ciao a tutti. Allora, io reagisco a quello che ho visto e sentito. Innanzitutto che siete in tanti da tutta la diocesi e belli, belli dentro soprattutto, anche fuori evidentemente, però belli nella vostra diversità. Sono state presentate tante esperienze, voi frequentate l'una e l'altra, ed è bello imparare a rispettarci a vicenda, a conoscerci, a stimarci e a giudicare il proprio gruppo bello come quello dell'altro e l'altro bello come il nostro. Una bella sintonia attraverso una grande diversità. Non siamo fatti in serie. Quindi viva il pluralismo nella unità e nella comunione. Ci state? Bene. Bene, Vasco Vossa. Due minuti, sì. Una seconda reazione che mi è venuto. Avete parlato di come sognate la Chiesa. Ho pensato che l'omelia di questa oggi pomeriggio sarà la risposta, perché invito tutti insieme, non io, ma tutti insieme a sognare una Chiesa bella, santa, giovane, accogliente, amica di tutti, misericordiosa, con la partecipazione di tutti, perché tutti sono presenti, importanti, come un dono gli uni per gli altri, perché tutti figli di Dio e fratelli tra di noi. Sognare in grande una Chiesa che vogliamo costruire insieme, continuando quello che evidentemente è stato fatto fino ad oggi, perché non si parte mai da zero. Ci state? Sì. Bello, questo è bello, perché il terzo interrogativo era già risposto, no? Se vogliamo una Chiesa così bella e giovane, santa, misericordiosa, col grembiule, accogliente e aperta a tutti, dobbiamo camminare insieme e magari sporcarci un po' le mani insieme. Se siete disposti, allora un po' di mani sporche, ma anche un po' di ginocchia piegate, perché è il Signore che ci dà questa forza. Bene? Ecco, io ho detto tutto. Ciao. Bene, eccellenza, adesso vogliamo chiederle se vuole mettersi un po' in gioco con noi per continuare a conoscerci. E alcuni giovani hanno preparato qualche domanda da rivolgerle per iniziare un po' questa conoscenza, e quindi adesso invito i giovani che leggeranno le domande a presentarsi qui. Allora, per rispondere alle domande, però ha solo 4 minuti a domanda. Funziona un po' come nel calcio: il nostro arbitro Anna avrà un fischietto che le aiuterà a tenere un po' il tempo. Dopo 3 minuti ci sarà il fischio di ammonimento e dopo 4 ci sarà i 3 fischi finali, quindi non potrà più rispondere alle domande. Per cui iniziamo a giocare con la prima domanda, che riguarda la sua storia. Allora, cosa pensava da giovane, frequentando il Gaglio e poi il seminario del suo vescovo e della chiesa? Mi ritengo molto fortunato perché ho avuto a che fare con molte persone che sono state molto buone con me, ma anche molto esigenti, e non si sono accontentate del minimo. E quindi tante persone che mi hanno detto: vai oltre, lo dico anche a voi, andiamo oltre. Cosa pensavo del mio vescovo? Vedete, vivevo ancora in un tempo in cui il vescovo era considerato un po' lontano, perché circoscritto da una certa, parola difficile, ieraticità. Faceva il volto del sacro nella maniera più completa e più bella del suo tempo. Era prima del concilio, appena subito dopo. Adesso le cose sono cambiate e io vorrei che, a partire proprio da come
consideravo il vescovo, voi faceste la rivoluzione che ho fatto io, a partire dal chiamarmi non eccellenza ma padre, padre vescovo, ci state? Cominciate voi, perché se cominciate voi cambia tutto, ed è diverso se tu mi chiami eccellenza e invece mi chiami padre, e allora siamo, tu sei figlia, sei amata, c'è un contatto immediato. Un vescovo che non crea distanze, ma che cerca di avvicinare tutti a partire dai giovani. Va bene? Proviamo? Se provate voi, qualche cosa cambierà. Quindi un vescovo santo, quello che ho incominciato io, quello con il quale ho collaborato, non fischiare, però sono arrivato prima. E andiamo avanti. Educatori santi, e io sono molto grato a tutti coloro che mi hanno un po' fatto crescere esigendo da me tanto. Non voglio ripetere quello che ho detto ai miei giovani di Crema, ma me lo permettete? Solo una cosa, però è quello che è rimasto in testa, e che loro mi hanno detto che però non è stato così, mi difendo un po', dicendo: all'inizio, quando ho incontrato i giovani, ho detto loro: sarò un padre esigente e un amico scomodo. E mi hanno risposto in modo diverso, con molta mia... mi hanno detto: sei stato un padre e un grande amico. Bene, quindi vorrei che fosse anche voi così, a partire da quello che ho imparato io con i miei vescovi. Amen. Passiamo alla seconda domanda, che invece riguarda i giovani e la quotidianità. Ogni giorno viviamo particolari situazioni di difficoltà in ambienti che dovrebbero essere per noi luoghi di crescita personale, come la scuola e il lavoro. Come possiamo noi giovani, desiderosi di vivere davvero Cristo risorto, portare la nostra fede nella quotidianità? Ecco, vi dico semplicemente questo. Tieni accesa la domanda, perché sennò mi sfugge. Ecco, innanzitutto dite una cosa bella, ma deve essere vera: desiderosi di vivere Cristo risorto. Non sia una frase fatta per far contento il vescovo, ma ciascuno di noi deve sentirla veramente vera. Se abbiamo dentro Cristo risorto, allora la nostra vita cambia, e cambia con relazioni diverse con le persone, perché oggi la nostra vita si gioca sulle relazioni. E si capisce, se tu sei tanto illuminato dal risorto, che la tua vita diventa umanissima, umanissima. E se sei profondamente umano, sei a quell'immagine di Dio che è amore, che è misericordia, che è tenerezza, che è bontà. Ma guardate che non si diventa misericordiosi con un colpo di bacchetta magica, e neanche pieni di tenerezza, nel senso bello e completo del termine, con un solo colpo. Ci vuole un cammino di trasformazione. Allora, lasciamoci trasformare dal risorto per essere profondamente veri e pienamente umani dentro la situazione in cui noi viviamo, che sono i nostri ambienti di crescita personale, come la scuola e il lavoro, dove non viviamo gli uni accanto agli altri, con dentro la nostra tendina, separati gli uni dagli altri, e chi pensa a sé pensa per 33, no, ma gli uni con gli altri, gli uni per gli altri, umanissimi, vivendo anche la capacità del sorriso. Vivete questa dinamica del sorriso e vi accorgerete che il Cristo risorto vi illumina dal di dentro per essere un fuoco d'amore per gli altri. Provate, il Cristo risorto abiti profondamente nel nostro cuore e ci illumini a tal punto da essere talmente umani, ricchi di umanità, per essere una presenza bella ma anche propositiva nei confronti dei fratelli. Amen. La terza domanda invece che vorremmo farle è... giovani e futuro. Nella società di oggi, in cui incontriamo spesso superficialità e soggettivismo,
Come possiamo non scoraggiarci, ma essere certi che l'amore di Cristo, incontrato nelle esperienze di fede e di Chiesa, possa essere fondamento della nostra quotidianità e guida verso il nostro futuro? Ecco, io vi inviterei a fare tantissime esperienze di Chiesa. Quindi associazioni, attività, oratori, GREST, campi scuola, esercizi spirituali, incontri con giovani, sport, cultura, turismo, spettacolo, eccetera. Fare insieme tante cose belle per crescere in una personalità adulta, completa e matura, capace di incidere dentro la nostra storia, in cui appunto vive tanta superficialità e tanto egoismo, cioè il soggettivismo si traduce in egoismo, penso per me, penso per quelli che sono vicino a me, punto e a capo. Se voi vi costruite come gruppo, vivete delle esperienze autentiche di chiesa negli oratori, nei diversi ambienti che vi offriamo e che vi spalanchiamo, sono vostri, crescete con un'immagine di uomo, quindi con un umanesimo cristiano che vi permette di essere un segno di amore, un segno di servizio, un segno di condivisione, un segno di partecipazione nella Chiesa e fuori dalla Chiesa, negli ambienti della cultura, dello spettacolo, della politica, dello sport, dell'impegno, della scienza, della tecnica, dell'economia, insomma dei cristiani completi, adulti, maturi. Non accontentatevi di poco, ma abbiate grandi sogni e coltivate il vostro cuore, perché voi valete quanto il vostro cuore. Amen. Tempi perfettamente. Allora, la quarta domanda invece ci vuole interrogare rispetto ai giovani e al servizio. Nelle nostre realtà di servizio, piccole e grandi, come tenere sveglio il cuore per rispondere in modo creativo ai nuovi bisogni? Dove trovare il nutrimento per agire secondo la logica del Vangelo? Tenete ben presente quel salmo che dice: se il Signore non costruisce la casa, invano faticano i costruttori. La casa è la nostra personalità, la casa è la nostra relazione fraterna. Se il Signore è con noi, se il Signore è dentro di noi, se viviamo una esperienza bella, profonda, di conoscenza della parola di Dio, di preghiera in tutte le sue sfaccettature, se ci nutriamo della forza dello Spirito Santo, allora diventiamo testimoni dell'amore di Gesù. Diventiamo come Lui, miti e umili di cuore, capaci di servire, di donare, di dare la propria vita per amore. E allora è bello che ci siano delle profonde e vaste realtà di servizio nella nostra Chiesa. Allora trovatele queste realtà di servizio. Sappiate coniugare però contemplazione e azione. E questo è il grande rischio. Ma noi sacerdoti dobbiamo aiutarvi a riempirvi di Spirito Santo. E quando avete dentro lo Spirito Santo è una forza incontenibile che vi aiuterà a servire dappertutto e chiunque, a partire dai poveri, che Dio ci manda, i poveri Dio ci manda perché ci insegnino ad amare. I poveri Dio ce li manda perché noi impariamo a metterci a disposizione loro. No, ma se abbiamo dentro la forza di Dio, se no diciamo sempre, si arrangino, non mi interessa. Se invece abbiamo dentro la forza dello Spirito, allora siamo diversi e allora siamo un popolo di fratelli, perché tutti un popolo di figli. Allora ricordate, contemplazione e azione insieme. Camminiamo così, con questi due ritmi, io non mancherò di starvi vicino per insegnarvi le vie del Vangelo, le vie della preghiera, le vie dell'ascolto della parola,
in modo tale che questa parola penetri in voi, vi trasformi, faccia l'uomo nuovo, vi rigeneri come figlio amato, come discepolo del Signore, come testimoni nel mondo. Testimoni del Vangelo, appunto, sporcandoci tutte le mani con un po' di grembiule, come diceva prima Tonino Bello. Dai forza, ce la faremo, eh? Perché il mondo nuovo si fa così. Ci credete? Dai, allora forza, mi raccomando, ci siamo e sappiate che io sono per voi. Se abbiamo incominciato l'inizio del ministero qui da voi, un qualche perché ci sarà o no? Perché ho scelto proprio voi e l'ho voluto ardentemente grazie a loro che hanno accettato e che si sono dati da fare. Brava, meno male. Minuto. Un dubbio? Ha ancora un minuto. Ha un minuto. Passiamo alla quinta domanda, che invece ci interroga sui giovani e le relazioni. Noi giovani viviamo in un mondo digitale dove le relazioni rischiano di essere vissute solo attraverso i social network. Come vivere relazioni di amicizie autentiche e sincere, che vadano oltre lo schermo? Come trasformare ogni incontro, anche quello con persone e culture diverse, in occasione di amicizia? Ecco, io dico sempre che l'amicizia apre tutte le porte. Per l'evangelizzazione l'amicizia è indispensabile. E allora, dobbiamo diventare umanissimi, come vi dicevo prima. E diventando umanissimi sentiamo che noi non possiamo disinteressarci degli altri, ma dobbiamo coltivare la cultura del vicino, no? L'apertura solidale, fraterna, vivere una grande simpatia gli uni per gli altri e non pensare che le comunicazioni sono quelle che si possono fare con altri così a livello virtuale. Allora, attenzione ai piccoli gesti di servizio, piccoli gesti di delicatezza, piccoli gesti, piccoli regali che ti fanno ricordare il tale, il tal'altro, il giorno che è giù di morale, il giorno che ha un lutto in famiglia, il giorno che ha vinto una partita, il giorno che ha un appuntamento importante. Insomma, delicatezza, no? Delicatezza che ci permette di vivere relazioni vere e poi parlarci in faccia dicendoci le cose anche che costose senza mandarsele a dire. Via le critiche, via i pessimismi, via tutto quel malessere che fa solo fumo, che è frutto del maligno. Noi siamo figli non delle tenebre ma della luce. E quindi la prima cosa è vivere relazioni autentiche, belle, intense, cordiali, generose tra di noi. Anche con me. Guardate che non dovete lasciarmi solo. Io cercherò di stare con voi però. E allora consideratemi un padre, certo, un fratello e un amico. Amen.